Mezza garuffa, ovvero sia garuffa con un effetto tenero, un po' più piccolo, non quello della garuffa grossa. Mezza garuffa perché l'uscita della biglia avversaria bianca è da mezza garuffa, nel senso che è abbastanza piccolina. Più o meno siamo su un 5,5. 5,5 cosa vuol dire? Birillo rosso, centro della biglia avversaria, prolungo questa linea fino sulla sponda, sulla linea di avanti della sponda di uscita, più o meno difatti siamo sul 5, 5,5. Valutiamo 5,5, che è appunto un'uscita da mezza garuffa, sarebbe anche da striscio, però lo striscio di solito si tira con la biglia più vicina al castello e poi per lo striscio la biglia battente dovrà essere spostata più in qua, perché la battuta dello striscio nasce effettivamente da questo punto qua, qua sono sotto quel punto lì. 5,5, questo valore lo raddoppio, 5,5 per 2 fa 11, imposto la mira 11 sulla sponda di mira lunga lì. E vedo dove questa, così impostata, dove questa linea, che sarebbe il calcio della stecca, interseca la linea diamanti della sponda di origine. In questo caso la interseca a metà strada tra i primi due diamanti. Da questo punto qua si applica una compensazione di più 1, quindi il mio 11 diventerebbe 12, punto di mira 12 sulla sponda lunga, quindi indicativamente in questo punto qua della mira sempre linea di diamanti. Effetto a tenere, quindi sarà alla destra tirando con le biglie così messe, un effetto di piccola entità, 1 in testa. Adesso da valutare se mirare effettivamente a 12 o qualcosina di più, perché questo bigliardo di solito tende a uscire stretto con questo conteggio qua, adesso lo valutiamo un attimo. C'è anche quel pallino che dà un fastidio visivo. Allora, secondo me il tiro ci passo vicino, ma non dovrebbe interferirlo, però il fatto che lì potrebbe condizionarmi psicologicamente in qualche maniera. Quindi indicativamente la mira potrebbe essere a 12 con queste indicazioni qua. Infatti quel pallino ci sono passata molto vicino, ci ho proprio fatto caso mentre tiravo, ci è passato proprio 2 o 3 mm, però ho detto ci passo. E la valutazione era giusta. Ho preso anche la biglia avversaria abbastanza giusta, sono usciti uscito qualche punticino di castello. La forza ovviamente è sempre quella di dividere le biglie rispetto al castello, anche qualora non si marcassero punti.